Buona giornata a tutti, io sono Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda tutti i giovedì alle ore 15 dalla radio Gamma 5, come abbiamo fatto in presentazione. E nella trasmissione di oggi parleremo del crogiolo del male, cioè in pratica illustrerò i discorsi che abbiamo fatto la volta scorsa. La volta scorsa avevamo parlato dell'agguato nel crogiolo del male, no? Però un po' per il fatto che abbiamo mescolato sia Kant, cioè il concetto universitario, diciamo così, della fede, cioè il concetto di fede, e abbiamo mescolato il condizionamento educazionale nei confronti dei bambini, delle persone, bene, mescolando le due cose, qualche persona non è riuscita a capire i nessi, non è riuscita a capire dove andavamo a parare. Allora, praticamente oggi spiegherò questo e poi andrò avanti un po' con la rassegna stampa. Andrò avanti con la rassegna stampa. Prima però di andare avanti con la rassegna stampa, vi ricordo che c'è un ciclo di conferenze pubbliche alla libreria Tolpada di Treviso. Alla libreria Tolpada di Treviso, un ciclo di conferenze che terremo nei giorni delle feste, alcune feste pagane, un po' come simbolo e un po' anche per convenienza. Libreria Tolpada, che è in via, cioè libreria Sottomondo, che è in via Tolpada. Vi ricordo che in libreria sono presenti grandissima parte di testi che non trovate in altre librerie, cioè c'è tutto quel circuito anche di fanzine, tutto quel circuito di bollettini, cioè dei vari gruppi che si stanno costruendo, per cui è un momento di ritrovo. E il 31 ottobre terremo una conferenza alle ore 17, il 31 ottobre è Halloween, e parleremo, illustreremo i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Il 19 dicembre 1998, in occasione dei Saturnali, alle ore 17, è sempre un altro sabato, illustrerò invece il libro dell'Anticristo e Gesù di Nazareth, l'infamia umana. A proposito di questi due libri vengono anche pubblicizzati da Marco Dimitri di Bologna, quello è il capo praticamente dei bambini di Satana. Vi ricordo che Marco Dimitri di Bologna è stato accusato di aver ammazzato un bambino e di aver stuprato una donna, una ragazza. Ebbene, si è fatto un anno e rotti giorni di carcerazione preventiva e la sentenza del tribunale ha dichiarato che quei fatti che gli sono stati imputati non sono mai avvenuti. In pratica si è fatto un anno di carcerazione preventiva per dei fatti che sono stati inventati. Inventati da chi? Dalle organizzazioni terroristiche dei cristiani, dal CRIS, dal CIS, da Biffi e da tutti coloro che stanno tentando di distruggere quello che è la discussione, quello che è il dibattito, tutto quello che è la percezione degli esseri umani. Bene, questi due libri li trovate anche sui siti dei bambini di Satana che a loro piacciono e loro li stanno pubblicizzando. Noi non siamo d'accordo con la gran parte delle loro posizioni, non siamo neanche d'accordo con la loro concezione del satanismo, però loro possono pubblicare qualunque cosa vogliono e tutto sommato a me Marco Dimitri è anche simpatico, tutto sommato. Anche perché uno che si fa un anno di carcerazione preventiva con delle accuse di infanticidio in carcere se l'è vista veramente brutta, cioè non è un bel carcere da farsi. Per essere assolto perché il fatto non è mai avvenuto. Era una manovra messa in piedi ad hoc da gente come Biffi, da gente come il CRIS, da gente come il CIS, gente che usa la menzogna e lo sputtanamento al solo scopo di distruggere qualunque cosa esista. Per cui, per favore, per cui se qualcuno ha internet può tranquillamente entrare nel sito dei Bambini di Satana e trova la pubblicità dei miei libri. Che loro vendono, commercializzano, comunque segnalano. E il giorno 13 febbraio 1999, in occasione dei Lupercali, sabato, il Lupercali sarebbe stato il 15 febbraio,
alle ore 17 terremo una conferenza espositiva a proposito del Sentiero d'Oro e la teoria della filosofia aperta. Il libro della la teoria della filosofia aperta non viene commercializzato, non viene venduto, anche se è il libro più grosso che ho scritto, più grosso in senso di quantità, è che solo devo continuare la seconda parte e non so quando riuscirò a farlo. E, in data invece da destinarsi, esporremo il Crogiolo dello Stregone, che è stato concluso, ho concluso la correzione anche nei quattro canti del mondo, per cui è pronto. E sempre in data da destinarsi, di Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano, che lo sto ancora lavorandoci attorno. Per cui l'appuntamento per il 31 ottobre 1998, presso la libreria Sottomondo in Treviso, in via Tolpada 11, presenteremo la stregoneria in libreria e esporremo i fenomeni di premorte interpretati da stregoneria dal paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nell'antica religione romana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale ed è casella postale 53 Marostica, Vicenza. C'è anche un telefonino dell'istituto, è 0338 3910727, per cui se volete lasciare dei messaggi potete anche telefonare al 0338 3910727. Detto questo, un'ultima anticipazione ed è questa. Domani notte, venerdì notte, insieme a Mario di Vicenza, faremo un notturno sul Gesù di Nazareth e l'infamia umana, sul pazzo di Nazareth, dove Mario vuole che gli spieghi un po' questi concetti e che glieli sviluppi un pochino. Cominceremo, penso, sulla mezzanotte attorno, a mezzanotte andremo avanti sicuramente fino alla mattina. Per cui se volete sintonizzarvi o registrare, oppure non ne frega niente, vabbè, andatevene a dormire che forse è meglio in effetti. In ogni caso esporrò questo, però di questo magari ne parlerò nella seconda trasmissione, cioè ne parlerò alle ore 19. Nella trasmissione di oggi andremo avanti a parlare dell'agguato nel Crogiolo del Male e poi un po' di rassegna stampa. Però chiedo la cortesia di 2 minuti ai radioascoltatori perché ho dimenticato da bere dall'altra parte. Se io non bevo un po' d'acqua mi si secca la gola facilmente. Un attimo solo. E rieccomi qui ai microfoni. Qual è l'argomento che dovevamo parlare, di cui avevamo parlato l'altra volta? Era l'agguato nel Crogiolo del Male. Vi ho già detto come il Crogiolo dello Stregone in realtà sia un insieme di cose, cioè dove il Crogiolo dello Stregone stesso, cioè la persona stessa, un insieme di cose, un insieme di atti, un insieme di modi di essere, attraverso i quali l'individuo affronta la vita, cioè affronta le contraddizioni della vita. E il Crogiolo dello Stregone viene costruito partendo da adesso, cioè ogni adesso, in qualsiasi spazio, in qualsiasi tempo. E viene costruito partendo dalla situazione in cui la persona sta vivendo in quel momento. La prima cosa da fare è sottrarre la persona alla sottomissione. Cioè, se la persona viene sottratta alla sottomissione, comincia a percepire il mondo attorno a noi come un insieme di esseri viventi. Per fare questo è necessario che la persona si sottragga dalla posizione in ginocchio, comincia a dire al mondo io esisto, io sono. E per far questo abbiamo elaborato il Crogiolo dello Stregone. Però una volta che la persona dice io sono, io esisto, si accorge che il mondo attorno a lei è vivo, cioè è fatto di altrettante coscienze, cioè altrettanti esseri che tendono ad espandersi. Non solo, ma è come se quella persona facesse parte di un grande organismo vivente in cui le tensioni che attraversano lei in realtà attraversano anche gli alberi, attraversano le piante, attraversano la terra, attraversano il sole. Cioè tutte le tensioni della vita attraversano gli esseri. Ebbene, quando la persona scopre questo, scopre di essere un Dio. Scopre di essere un Dio e di essere circondata da dei. Cioè non è più la visione dell'individuo che bestiame di un gregge, ma è l'individuo che determina se stesso, come ogni animale, come ogni altro essere della natura di cui siamo parte integrante.
a quel punto è stato necessario vedere come le cose si combinano, cioè come il crogiolo dello stregone della singola persona viene a combinarsi con i crogioli delle altre persone, cioè delle altre coscienze che ci circondano. Vi ricordo che nelle religioni monoteiste, nelle religioni rivelate, nel cattolicesimo, quando una persona dice io sono Dio, o io rappresento Dio, o io sono il figlio di Dio, o sono il profeta di Dio, chiede a tutti gli altri di mettersi in ginocchio, cioè diventa, si autoelegge padrona delle altre persone. Nel paganesimo questo non può esistere. Perché? Perché l'essere Dio all'interno del paganesimo non è essere padrone di un altro, ma è essere determinante di se stesso, cioè io determino il mio futuro, io determino la mia costruzione. Questo io determino la costruzione di me stesso è essere Dio, però ogni essere in natura cerca di determinare la costruzione di se stesso. Dunque, nel momento stesso in cui io mi sottraggo dalla posizione in ginocchio, riconosco gli altri come dei. Cioè, nel momento stesso in cui io non mi identifico più col Dio padrone, di cui io sono padrone delegato, perché ricordate che l'essere umano è l'eletto del Dio, perché Dio gli ha dato all'essere umano il cielo e la terra perché ne facesse quello che vuole, nel momento stesso in cui io non sono più padrone perché il Dio mi ha delegato ad essere padrone della natura, divento parte della natura. Cioè, mi tolgo dalla posizione del centro del mondo in cui il Dio pazzo vuole inserirmi e divento parte della natura. In quel momento scopro che sono circondato da dei e con tutti quei dei noi camminiamo insieme. E quel crogiolo stregone nei quattro canti del mondo stiamo analizzando le relazioni che si costruiscono o come quelle relazioni possono avvenire o quali sono gli adattamenti. Naturalmente chi parla sono io, non è un altro apprendista stregone, per cui io espongo le mie predilezioni, il mio percepire, il mio sentire. Ogni crogiolo, ogni persona ha il proprio crogiolo, le proprie modalità, il proprio modo di amalgamare le cose, per cui ogni persona è padrona di se stessa in realtà. E costruendo il suo crogiolo, lei determina se stessa come Dio anche in maniera diversa da me. Cioè io espongo degli strumenti attraverso i quali gli individui si costruiscono. Non espongo una verità a cui le persone devono adeguarsi. Cioè io non mi permetterei mai di dire questo è ciò che tu devi raggiungere, devi fare o devi credere. Io espongo degli strumenti di cui una persona può prendere questi strumenti, farli propri e usarli per trasformare se stessa. E questi sono comportamenti diametralmente opposti a quello che sono le religioni rivelate, che invece danno la verità, danno l'affermazione, danno l'assoluto a cui le persone devono adeguarsi. Il paganesimo invece è il percorso che è importante, non l'assoluto in se stesso. Dopodiché abbiamo detto elaboriamo anche il crogiolo del male, cioè siccome nel paganesimo moderno c'è la necessità di definire il male, cioè di definire cos'è il male dal punto di vista pagano? Cioè, una delle sconfitte fondamentali del paganesimo fu quella che non c'era la descrizione del male. Nel cristianesimo è male tutto ciò che può danneggiare il Dio padrone. Nel paganesimo che cos'è il male? E noi stiamo definendo il male. Il male è ciò che impedisce, ciò che blocca, ciò che tende a distruggere la capacità dell'essere umano di determinare se stesso. Per cui che cos'è il male per il paganesimo? È quel lurido assassino che dice adesso io sbarro le porte, metto due cherubini a guardia o due angeli a guardia affinché l'essere umano non colga dall'albero della vita eterna e diventi Dio. Ecco, questo è il male, questo è l'orrore, questo è essere criminali. Per cui l'identificazione del comportamento male, del comportamento criminale, lo troviamo quando qualcuno cerca di impedire ad altri esseri di espandere se stessi, di diventare essi stessi dei, diventare padroni della propria vita. O determinatori della propria vita, sarebbe più corretto. Questo è il male. Questa è la definizione del male nel paganesimo. E allora abbiamo detto come si costruisce il male dentro una persona, come viene distrutta le capacità delle persone di costruirsi, di dilatarsi, e attraverso il crogiolo del male abbiamo visto nei confronti del crogiolo dello stregone come questo avviene. E l'altra volta vi ho detto appunto dell'agguato nel crogiolo del male. L'agguato è un comportamento normale della persona, è un comportamento normale degli esseri della natura ed è un comportamento normale degli esseri nella percezione alterata. Per
Però questo comportamento normale viene bloccato e viene distrutto da chi ha degli interessi precisi a bloccarlo e a distruggerlo. Allora, come si distrugge la capacità delle persone di sviluppare l'agguato, di sviluppare questo modo di porsi davanti alla vita? Viene distrutto imponendogli la fede, imponendogli il concetto di fede. E qua bisogna che precisiamo il concetto di fede, perché esistono due concetti di fede, uno è il concetto di fede pagano e l'altro è il concetto di fede delle religioni monoteiste, che è quello, cosa significa fede, lo deduciamo da quello che è le religioni monoteiste. Ma che cos'è fede dal punto di vista pagano? Cioè, se io conosco una persona, non so, tipo Franco Carraro, io conosco Franco Carraro, ci ho parlato, siamo stati assieme, abbiamo discusso. Sappiamo più o meno come la pensiamo, qualche diversità la conosciamo. Se Franco Carraro mi dice ci vediamo domani che facciamo quella cosa, beh, io ho fiducia che domani ci vediamo per fare quella cosa, salvo che non succeda qualcosa di particolare. Per cui la mia fede in Franco Carraro è messa in quanto io conosco Franco Carraro, cioè ho sperimentato Franco Carraro. Ho avuto delle verifiche con Franco Carraro, per cui ho fede che Franco Carraro faccia quello che ha promesso di fare, salvo casi particolari, salvo che non succeda qualcosa. Io metto la fede, io metto la fiducia là dove ho la conoscenza. Dove non ho la conoscenza, o esistono degli elementi che costruiscono delle possibilità di modo di essere, allora posso ipotizzare. O se no, non metto la fiducia, cioè è inutile che usi la fiducia, perché la fede non è altro che un atto di pazzia, cioè è la pazzia. Cioè, la fede, intesa dal punto di vista monoteista, è un atto di pazzia, perché io, per avere fede, devo rinunciare alla mia ragione. Cioè, pensate all'assurdità di credere in un Dio creatore. Cioè, non esiste nessuna cosa, nessun elemento, nessun concetto, nessuna idea che porta all'esistenza del Dio creatore. Non esiste niente. Cioè non esiste nessun addentellato, nessuna ipotesi, nessuna credenza, cioè nessun elemento concreto, diciamo visivo, elemento della ragione, che porta a concepire l'esistenza di una volontà creatrice. Non esiste niente. Ebbene, le persone rinunciano a questo niente che esiste, cioè rinunciano alla propria ragione, per mettere la loro fede, cioè per mettere la loro accettazione e costruire così la propria vita, nei confronti di qualcosa di cui non solo non esiste, ma di cui non hanno nessun addentellato, nessuna possibilità che esista. Questa è pura follia, cioè questa è la follia. E ne parleremo meglio venerdì notte di questo aspetto. Per cui, per riuscire a costruire questo tipo di follia, bisogna distruggere nelle persone la capacità dell'agguato, la capacità di agguantare, la capacità di determinare se stessi nella vita. Ebbene, mentre la fede pagana, voi la usate la fede pagana, perché ogni tanto quando voi fate qualche atto tipo notarile, tipo non so, anche amministrativo, sotto alla fine dell'atto trovate in fede e la firmate, cioè voi dite quello che io firmo, quello che io sottoscrivo. È vero, cioè io lo dico io, cioè sono io che dico queste cose e io ci metto la mano sopra che queste cose sono vere. Per cui io che ho verificato la veridicità di queste cose, io che ho verificato la veridicità, vi assicuro a voi che queste cose sono vere. Beh, è in fede mia questo, eh. E questo è il paganesimo, e questo è un essere pagano, perché io mi gioco me stesso in quel momento. Gli altri non possono verificare quello che io ho verificato, però io agli altri dico: guardate che io l'ho verificato per voi e qua mi gioco la mano sopra. Attenzione, questo è il paganesimo. E la fede invece dal punto di vista cristiano, la fede è l'accettazione acritica del concetto di Dio e della parola di Dio, della parola dei profeti, eccetera. Quello che gli altri avrebbero dovuto verificare. Questa è la fede cristiana. Bene, non esiste nulla che sottoscriva la fede cristiana. Non esiste nulla. Per cui diventa solo pazzia, diventa pura e semplice pazzia. Se io dico che il sole
che il sole è un essere vivente, è una coscienza vivente, tutti mi possono contestare volendo che il sole sia un essere vivente, una coscienza, però nessuno mi può contestare la relazione che esiste fra il sole e la vita. Cioè, questo è incontestabile scientificamente. Adesso, 300 anni fa mi avrebbero contestato anche questo, e anche 500 anni fa. Anassagora o Anassimandro? Anassimandro forse. Invece affermava questo, ma era 600 anni prima che arrivasse il pazzo di Nazareth. Bene, è necessario costringere le persone ad aver fede. Allora, quando è che le persone hanno fede? Quando vengono costrette ad aver fede. Infatti io vi ho letto l'altra volta, se voi vi ricordate, come le ragazzine erano costrette a pregare. Erano costretti, la figlia del re Bela d'Ungheria fu posta in convento addirittura all'età di 3 anni. Altre rimaste orfane di madre ancora piccole, furono affidate a parenti o nutrici che per eccesso di scrupolo o di responsabilità le educavano con estremo rigore. Caterina da Siena e Maddalena dei Pazzi crebbero con i propri genitori, ma anche loro erano assolutamente incomprensibili. Avevano le immagini di Gesù sofferente, di Gesù piangente, cioè venivano costrette, ma costrette fisicamente, costrette in maniera più bieca e più criminale, a sottomettersi a questo. Caterina Fieschi confessa che da bambina sentiva tutte le carni affliggersi per il dolore quando guardava in camera sua un quadro raffigurante la pietà. Brigitta di Svezia a 7 anni vide apparire addirittura la Madonna con le vesti raggianti che le mise in capo una corona. Cioè, tutto questo modo di essere appartiene al condizionamento educazionale, al condizionamento psicologico, alla costrizione fisica cui le persone erano e spesso anche oggi, anzi in moltissimi casi anche oggi, sono sottoposte da educatori negli orfanotrofi, negli asili, dai genitori, eccetera, a obbedire a Dio, a credere in Dio, a soffrire quanto Dio gli ordina di soffrire, la Madonna gli ordina di soffrire. Non prendo le telefonate finché non ho finito, abbiate pazienza. Questo costruisce la loro fede. E abbiamo detto che l'amico Kant, cosa succede? Succede che lui ha 70 anni, a 70 anni, afferma che la fede è il modo di pensare morale della ragione, nell'adesione a ciò che è irraggiungibile dalla conoscenza teoretica. Cioè praticamente lui non si rende conto che le persone sono state costrette a credere, sono state stuprate per credere, sono state obbligate a credere. Bene, lui ignora tutto questo e dice che la fede è un atto naturale. Cioè la fede non è follia per lui, la fede non è un venir meno della propria ragione, un venir meno di se stessi. Per lui la fede è una cosa normale. Perché? Perché lui ha dimenticato come è stato costruito il suo concetto di fede. Dimenticando come lui si è costruito e i passaggi che ha fatto per costruirsi, può affermare, ecco, la fede è una cosa naturale. Ma non, questo non è vero, perché quando lui aveva 1 anno la fede non l'aveva, è stato costretto ad avere la fede. Cioè la fede, cioè la rinuncia alla propria ragione, l'accettazione della pazzia come modo di essere, come modo di rapportarsi col mondo, è stata costruita giorno per giorno. Cioè praticamente il bambino è stato stuprato giorno per giorno per arrivare all'accettazione della fede. E l'accettazione della fede porta alla rinuncia di se stessi, porta alla rinuncia di determinare se stessi nella vita, ma l'accettazione acritica di quello che è un giudizio del Dio padrone, del pazzo di Nazareth, del Papa, del Vescovo, eccetera. E l'individuo rinuncia a se stesso, rinuncia ad essere predatore e preda nella vita, come tutti gli altri esseri che esistono nella natura, rinuncia a questo, si identifica col Dio padrone, pretende di essere il Dio padrone della natura e degli esseri, anziché uguale insieme a tutti gli altri esseri, e nello stesso tempo, però, cerca di impossessarsi delle cose, ma è incapace a vivere con le cose e nelle cose. E questa è la distruzione che il crogiolo del male opera per il concetto dell'agguato, cioè impedisce alle persone di vivere attraverso l'agguato, trasforma le persone in prede, persone che accettano supinamente di essere distrutte nel sistema sociale. Per cui la distruzione attraverso la fede, fede sempre monoteista,
è una cosa che viene costruita giorno per giorno, non è un elemento naturale. Infatti Kant, tutti questi concetti kantiani vengono sconfitti, cioè il concetto di fede come un concetto morale, come un concetto naturale, oggi come oggi è sconfitto. È sconfitto perché se lo fai all'università, in università ti ridono addosso, cioè la ragione con la rivoluzione francese in poi ha vinto, per cui ogni decisione che noi prendiamo all'interno del sistema sociale, ogni decisione sociale, ogni relazione sociale deve essere sempre presa con gli elementi della ragione. Provate ad andare in un tribunale a dire Dio dice di fare questo, io ho fatto questo, vi pigliano e vi mettono in manicomio. C'è la casa di cura psichiatrica, il manicomio di Gerusalemme, che è pieno di persone che sono inviati di Dio, se sono ebrei o cattolici, inviati da Gesù, se sono cattolici, inviati da Maometto, se sono musulmani, inviati da Mosè, se sono ebrei, cioè è pieno, cioè, e ne hanno un sacco di casi proprio, cioè, la pazzia, la rinuncia alla ragione, cioè la rinuncia ad affrontare la vita di tutti i giorni attraverso la descrizione. E trasformare la percezione in ciò che la descrizione concepisce, in ciò che la descrizione riesce a raffigurare, è una delle cose più devastanti che esistano. Cioè, una persona effettivamente arriva alla fonte, vede la ninfa, vede l'energia vitale di una ninfa e lei la descrive come la Madonna. Vede il potere di una montagna. O lo stato di essere una montagna lo descrive come il pazzo di Nazare che gli dice tu io ho fatto di te il mio profeta, vai e dici la parola, oppure la pastorella che dice ecco è arrivata Madonna che magari tosta è la fine del mondo, cioè, stiamoci attenti a queste cose, rinunciare a determinare noi stessi, a determinare la vita è la distruzione di noi stessi, è la distruzione della vita, per cui attenzione, un attimo scusate, di là. Portate pazienza un attimo solo che arrivo immediatamente. Qua, scusate, ma c'erano dei visitatori che non sapevano dove andare. Allora, questo è il problema reale. Cioè, rinunciare all'attività dell'agguato significa rinunciare a agire nel sistema sociale, nella vita, nella quotidianità di tutti i giorni, con gli elementi della quotidianità, cioè con gli elementi della ragione. Cioè, se io vado in un tribunale, non dirò mai a dire, cioè, non dirò mai, me l'ha detto Dio di fare questo. Se uno ha fatto delle azioni perché Dio gli ha detto di fare questo, lo pigliano e lo mettono in manicomio. Se io faccio un'azione nel sistema sociale, faccio un'azione non perché credo che quell'azione debba o non debba essere fatta, ma perché quell'azione è il risultato di una serie di elementi che io ho analizzato, ho messo insieme e ho tirato delle conclusioni. Facendo questo, volenti o nolenti, voi avete praticato l'agguato. Cioè, quando voi fate un'azione dicendo, non so, io voglio un aumento di stipendio, allora per avere l'aumento di stipendio devo fare in modo che Tizio si accorga che io sono necessario, o comunque amico da essa più forte del mio parò, e il mio parò che la conceda un aumento di stipendio. Cioè, esistono dei ragionamenti che si fanno che appartengono all'agguato, cioè appartengono, questo vale anche al contrario, al parò che non vuol dare l'aumento di stipendio, dire beh mi cerco di fregare, è dipendente per non dare l'aumento di stipendio. Cioè tutti questi elementi fanno parte dell'agguato, cioè fanno parte della vita di tutti i giorni. Cioè cos'è che non fa parte dell'agguato? Non fa parte dell'agguato dire parò te prego guarda che Dio il megadito che bisogna che mi dai l'aumento di stipendio. Questo è una cazzata, cioè una cosa imbecille, eppure io ho visto molti operai fare questo, Per cui esiste una rinuncia a determinare se stessi. Rinunciare a determinare se stessi è la fede, cioè la fede è lo strumento che impedisce alle persone di essere determinanti, cioè di determinare se stesse. E questo è il punto. E la fede non è una cosa naturale, la fede viene instillata, proprio è un atto di stupro che si fa alla persona, cioè la persona viene impedita di costruire se stessa. Questa è la fede. E questo è il massimo della violenza. Cioè, questi aspetti, diciamo così, creano quella che è la violenza cristiana e tutto il resto dopo. Allora, questo è in sostanza la spiegazione del crogiolo dell'agguato nel crogiolo del male.
E spero di essere stato abbastanza chiaro. Adesso vado avanti un po' di articoli e dopo comincerò a prendere su le telefonate. Allora, primo articolo, questo qua richiama un attimino allo scherzo che fece Franco a me quella volta. Foggia, parroco a giudizio, abusi sessuali su ragazzini. Il Gazzettino del 29 settembre 1998. È stato rinviato a giudizio Don Giorgio Mazzuccato, il parroco di Castellanuccio di Sauri, arrestato nell'aprile scorso con l'accusa di aver compiuto abusi sessuali su alcuni ragazzini. Secondo l'accusa, le violenze sarebbero avvenute fra l'89 e il 96. L'accusa afferma questo. Il magistrato può condannare o meno, quello sono affari suoi. Quello che a me mi interessa è il lato morale, cioè l'abuso è avvenuto perché lui si considerava padrone dei ragazzini, cioè lui era l'inviato di Dio e come tale era padrone dei ragazzini, possedeva le persone. E dal Gazzettino del 4 ottobre del 1998 scopriamo che anche in Cina avvengono gli stupri, eh? Cioè, un insegnante di una scuola elementare della provincia cinese di Sichuan è stato beccato perché ha stuprato ragazzine comprese fra 7 e 12 anni. Solo che non gli è andata molto bene a questo insegnante. In Cina l'hanno condannato a morte e giustiziato. Compiva i suoi sciagurati atti in classe alla presenza di tutti gli scolaretti. Non gli è andato molto bene. Io non credo che il parroco di Foggia sarà anche lui giustiziato. Io sono contro la condanna a morte. Cioè, nel senso che più che sono contro la condanna a morte, sono contro la tortura. Questa è la cosa che a me fa schifo. Anche perché io sono stato massacrato di botte per giorni da qualcuno. Per cui è una cosa che per me è assolutamente aberrante, assolutamente odiosa. Beh. Non credo, dico, che il parroco di Foggia farà la stessa fine. Però esistono due atteggiamenti diversi. Cioè, il parroco di Foggia sarà condannato a poco perché noi abbiamo una tradizione giuridica in cui ancora il bambino è considerato una proprietà, è considerato un oggetto. Non è ancora considerato una persona con diritti costituzionali, purtroppo. E questo grazie al cattolicesimo che ha sempre bloccato le trasformazioni delle leggi. Vedete l'ultima legge sul diritto dei minori, sui stupri in famiglia, che è ancora in discussione alla Camera, cioè ancora si consente ai bambini di subire violenze in famiglia. Cioè ancora, e la resistenza a questa legge, a queste modifiche di leggi precedenti avviene essenzialmente dal Vaticano, avviene essenzialmente dai cattolici. Cioè, sono i cattolici. Cioè lo stupro come delitto contro la persona, anziché delitto contro la morale, è avvenuto in questi giorni perché la Democrazia Cristiana e il Vaticano sono sempre opposti che lo stupro sia un delitto contro la persona. Loro volevano fosse un delitto contro la morale. Questo vuol dire che la persona non c'entra niente, sono bestiame per loro. E ricordatevi bene questi concetti, perché dopo questi concetti producono vari tipi di reati, cioè, e vari tipi di reazioni, cioè al reato c'è la reazione. Per cui ricordatevi sempre. Il cattolicesimo e le religioni rivelate indicano la persona come oggetto di possesso. Una persona non ha diritti. Questa è la religione rivelata. Che oggi come oggi ci sono molti diritti nei confronti dei cattolici, nei confronti della Chiesa, perché altre forze, oppure le forze della libertà che dal mondo che ci circonda si sono riversate verso l'essere umano, hanno chiesto uguaglianza, hanno chiesto diritti costituzionali, hanno chiesto tante cose. Ma questo non è avvenuto per la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica a questo si è opposto con una violenza incredibile. Una violenza che, per esempio, il nostro amico, sapete l'ultimo santo che hanno fatto in Croazia, no? Che hanno fatto l'ultimo santo Stepinac, quello che collaborava col regime nazista croato per costruire i campi di sterminio, per massacrare gli ebrei, i serbi, gli ortodossi, non i serbi, gli ortodossi, e
e gli zingari e tutti gli altri, no? Bene. Proprio durante quelle lotte, la Chiesa Cattolica, dice la Repubblica del 4 ottobre 1998, nella visione sfavillante del Papa, dei cardinali e dei vescovi, tutti vestiti in paramenti rosso-porpora, il colore del martirio, la storia nazionale è stata ribattezzata senza bisogno di separare il grano dall'olio, dice l'articolista, senza dover ricordare i vescovi serbi massacrati per mano cattolica mezzo secolo fa, cioè durante gli anni 40, come il vecchio vescovo ortodosso Platon. Attenzione. Perché è importante quello che gli è successo al vescovo ortodosso Platon, di 81 anni, cioè aveva 81 anni l'uomo, strappato dalla sua abitazione a Banja Luka, ferrato ai piedi come un cavallo, bruciato al petto, privato degli occhi, mutilato e poi ucciso. I cattolici hanno preso un uomo di 81 anni. Gli avessero sparato in testa per dire: sei un nemico e io ti ammazzo. Vabbè, non ho niente contro l'omicidio dal punto di vista religioso, dal punto di vista civile c'è parecchio da dire, e poi ci sono anche le leggi. Comunque hanno preso un uomo di 81 anni, gli hanno ferrato i piedi come un cavallo, gli hanno bruciato il petto, gli hanno strappato gli occhi, e l'hanno mutilato e poi ucciso. Per i cattolici un uomo non ha diritti, è solo bestiame di un Dio. Ebbene, questo atto che va imputato al santo Stepinac, un santo davanti al quale famiglie cattoliche croate metteranno in ginocchio i loro figli. Pensate un po' che futuro abbiamo. E non è successo questo con Giordano Bruno o quando hanno strappato la lingua al Vanini nel 1500. Non è successo quando hanno costretto Galileo in ginocchio o quando torturarono le streghe. Questo è successo all'inizio degli anni 40 in Jugoslavia, quando una delle cose che veniva imputate a questo Stepinac, che viene fatto santo, beato o quel cazzo che è dal Papa, costringeva gli ortodossi a diventare cattolici. Cioè, con la tortura, sto Stepinac costringeva gli ortodossi a farsi cattolici. Cioè, solo con questa vergogna, gente come Wojtyla, gente come Biffi, gente come Lacei, può costruire il cattolicesimo. Per cui cosa volete che siano? Le menzogne con cui circuiscono un pubblico ministero giovane di Bologna, uno come Biffi, per costringere un povero disgraziato come Dimitri, che è orfano, che parla male, che è brutto, che si presenta anche per farsi fotografare in maniera squallida ed oscena, a prendere uno così, che non ha protezione, che non ha difese, e fargli fare un anno di carcerazione preventiva accusandolo di reati aberranti. Cosa volete che sia? Gente che ha il coraggio di prendere un vecchio di 81 anni, strappare la sua abitazione, ferrarlo ai piedi come un cavallo, bruciarlo al petto e privargli degli occhi, mutilarlo e poi ammazzarlo. Ma gente così è capace di tutto. Un Wojtyla che fa beato Stepinac è responsabile di questi delitti. La partecipazione morale non l'ho inventata io. La partecipazione morale è una cosa talmente importante, talmente grossa, cioè come condizione filosofica, che è parte integrante del nostro sistema giuridico, è parte integrante del nostro codice penale. Cioè, il codice penale dice che chi è d'accordo con uno che ha commesso un reato aberrante è responsabile del reato aberrante stesso. Cioè, più o meno è questo, non è esatto, perfetto, però più o meno è questo. Cioè, gente che è in grado di fare questo, ricordatevi, fa qualsiasi porcheria, non ha giustificazione. E questo è il Dio dei cristiani. È il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che manda il diluvio universale, è quello che impedisce agli esseri umani di cogliere dall'albero della vita eterna, è quello che distrugge il fico quando non gli dà i frutti che vuole, ed è lo stesso che dice: portate i miei nemici, quelli che non hanno voluto che io fossi il loro padrone, e sgozzateli. Cioè, la stessa identica cosa, non cambia niente. Proviamo un po' con qualche telefonata, va? E della Stepinace qualcun altro ne parlerà comunque. E guardate che dal Gazzettino del 25 settembre 1998, dal Gazzettino, una bambina brasiliana è stata stuprata.
a 10 anni. A 10 anni è rimasta incinta. Ebbene, le associazioni cattoliche l'hanno costretta a tenere il bambino. Cioè una bambina di 10 anni viene stuprata e le organizzazioni cattoliche la costringono a tenere il bambino. Cioè, quali considerazioni hanno queste organizzazioni cattoliche della vita? Nessuna. Per loro le persone sono solo schiavi, bestiame di un gregge, bestie d'allevamento. Ricordatevi, nel nostro gergo c'è allevare i bambini, cioè i bambini come bestie da allevare. Questo è classico della tradizione cattolica. Ebbene, questa bambina è stata costretta a tenersi il figlio e il giudice civile aveva autorizzato l'aborto. Per cui la magistratura, lo Stato, dice, una bambina di 10 anni, cazzo, fate abortire. No, le organizzazioni cattoliche, organizzate in associazioni mafiose, perché si tratta di mafia pura e semplice, contro le leggi, contro lo Stato, impediscono questo. E la bambina naturalmente avrebbe voluto un cagnolino, giustamente direi. Fa parte della sua vita e fa parte della sua età. Vabbè, e lascio, guardate che il crogiolo del male non è uno scherzo. Cioè costringere il bambino in ginocchio a pregare non è un gioco, è una cosa aberrante. E dalla Repubblica del 24 settembre 1998 abbiamo, e la Chiesa chiederà perdono anche per i massacri dei crociati, il mea culpa del Giubileo. I massacri compiuti dai crociati, le persecuzioni degli ebrei, i ronghi dell'Inquisizione, la sua macchina spietata di controllo delle coscienze, le torture e le uccisioni di grandi personaggi condannati per eresia, come Giordano Bruno, no, Savonarola, Jan Hus, ne ho parlato di Jan Hus, Giordano Bruno. Ci sono 2000 anni di orrori nel documento che Ratzinger e i teologi del Papa si preparano ad esaminare. Resta memorabile il macello di cui si resero responsabili i crociati guidati da Goffredo di Buglione, quando gridando Dio lo vuole, conquistarono Gerusalemme nel 1099. L'hanno massacrato tutti, uomini, donne, bambini, chi si poteva difendere, malati, vecchi, tutti li hanno ammazzati. Un grande macello. Anzi, addirittura hanno promesso, credo, la salvezza a un gruppo e poi quando il gruppo si è arreso sulla promessa, li hanno macellati. Cioè, un cristiano non ha parola, la parola di un cristiano vale un cazzo. Di contro, il feroce Saladino non tolse un capello ai cristiani quando riprese la città quasi 100 anni dopo, nel 1187. E questo ve lo trovate sulla Repubblica del 24 settembre 1998. Naturalmente l'articolo è molto molto più lungo, è molto più lungo. Nel caso di Savonarola è stato ormai riconosciuto che le accuse a lui rivolte erano ingiuste. Non me ne fotte un cazzo che le accuse fossero giuste o ingiuste, non esistono accuse giuste. Quando si massacra le persone per il loro pensiero, per il loro modo di essere, per il loro desiderio di costruire la vita. Di Jan Hus, bruciato per ordine del Concilio di Costanza, il Papa stesso, già riconosciuto a Praga, il grande spirito riformatore. Jan Hus era il rettore dell'Università di Praga, se non vado errato, ma potrei anche sbagliare, ma non è molta importanza. Durante il processo lui praticamente rinnegò praticamente tutto quanto. Quello che lui aveva scritto, quello che lui aveva detto, tutto meno le tesi di Wycliffe. Le tesi di Wycliffe, ha detto, non si toccano. Ebbene, i cattolici organizzarono una finta fuga per poterlo bruciare, perché era protetto dall'imperatore. Pronto, radiogramma? Pronto Claudio? Ciao, finalmente, ciao. Che bel ciao che ho sentito. Era un pezzo che non ci sentivamo, però francamente l'ultima volta ho cercato di chiamare più volte, ma erano telefonate continue Sì, era un po' un casino. e non sono riuscita. Poi sul più bello tu hai chiuso la trasmissione. Ecco, perché volevo chiederti questo, mi devi scusare. Tu parlavi di questo Stefanitz. Sì, Stefani, Esatto, quello Stefani. sì. E mi stavi leggendo qualcosa su Repubblica, sulla sfavillante, splendente. È così l'articolo? Sì, è della Repubblica del 4 ottobre. Ma che strano modo di scrivere, Dio mio. Beh, vabbè, insomma, che ne capivi. Volevo dire,
Questo Stefanitz non è che avesse, mi pare che tu anche l'hai nominato, dei contatti con quel ricercato internazionale che si chiamava Ante Pavelic, Antonio Pavelic, Sì. degli Ustascia, Lui di quelle praticamente, formazioni di estrema sì, no, destra ma lui ha dell'Ustascia. collaborato ai campi di sterminio croati, cioè lui durante la prima parte della guerra mondiale, no? Lui ha collaborato con la costruzione dei campi di sterminio croati, anche perché in quei campi venivano ammazzati zingari, ebrei, cioè comunisti, cioè tutti quanti, e in più lui si serviva di questo per costringere gli ortodossi a diventare cattolici. Cioè, fu un'operazione militare, cioè, il massacro dell'altro, no? Del vescovo Platon, no? Sì, Che è proprio ho sul suo sentito articolo, no? l'orrore, ho sentito. Cioè, fa parte proprio di quell'operazione. Ma questo Pavelic, che era un ricercato, che era uno dei Ma credo che protagonisti. sia entrato come eroe adesso in Croazia. Eh Ah, adesso hai visto sì, come adesso hai visto come eroe. Beh, tranquillamente. già che ci sono, perché non procedono alla beatificazione anche di questo? Glielo chiederemo È anche la stessa questo, cosa? insomma, glielo chiederemo anche questo, no? È la stessa Sì, ma cosa. infatti è esattamente la stessa cosa. Però guarda che Wojtyla ne ha fatte parecchie queste cose. C'è Sì, ma l'operazione che ha fatto a Vienna, quella di difendere il Groer, lo stupratore, fa parte sempre dello stesso giro, cioè è sempre lo stesso gioco che sta ma facendo. si squalificano in questo modo perché No! insomma siamo al corrente di chi era questo Ante Pavelic, questi Ustascia, Sì, questo Stefanitz, eccetera. No, non, mi pare che non sia un'operazione che torni a No, loro. torna a loro perché loro riaffermano la Chiesa come padrone. Sì, E questa è l'operazione che sta ma andando è avanti. controproducente, non la capisco. Cioè, non mi pare che stiano facendo i loro interessi. Cioè, non la Io vedo molto spero che intelligente. tutti Non la quelli vedo che. molto intelligente questa mossa. Se stanno lì a rivedere tutti i misfatti fatti da 2000 anni in avanti, che ci vorranno secondo me altri 2000 anni per chiedere perdono, tanti essi sono perché la storia è fatta solo di questo, la loro storia. Voglio dire, continuano. Vedi. Allora smentiscono, ma se voi volete chiedere perdono di 2000 anni di queste simpatiche cose che avete fatto? Cioè, e adesso andate, cioè continuate nello stesso programma, quello di rivedere questo Stefanitz, questo Pavelic e tutto questo, quello che è stato di più orrendo, anche da quello che hai detto adesso tu, di quel povero prete Sì, di questo 80 anni, ortodosso, oltretutto un altro ortodosso, sì, un cristiano, prete neanche. ortodosso, Sì, sì, che doveva appunto. diventare di un'altra religione. Insomma, mi pare che si voglia continuare su questa strada e io non capisco qua dove si voglia veramente arrivare. Poi ho anche sentito che tu, in un'altra trasmissione, dicevi che addirittura si vuole rivedere la storia di Torquemada, Sì, o sbaglio o ho ah, capito c'ho. No, male? no, no, c'ho tutti gli Ma articoli in cui è allora un come saggio. facciamo a chiedere perdono per quello che ha messo in moto questo vescovo, questo prelato spagnolo cattolico? E poi chiedere perdono per quello che quelle sono state le conseguenze. Allora ti dirò una cosa che E non poi c'è. continuare a martellarci, voglio dire anche questo, con la storia di questi Maya, che questi sacrifici, perché io in ogni trasmissione, anche un documentario che non ha niente a che vedere, parlano, oh che bravi questi, però facevano questi sacrifici. Cioè, questo discorso viene fuori ogni qualvolta, cioè io non la capisco questa storia, perché alla fine, su quello, dove era? Qua avevo un appunto, su quello che riguarda la storia di Maya, c'è la testimonianza di un vescovo, aspetta perché l'avevo scritto da sta parte, adesso è un vescovo, uno spagnolo, che praticamente, non l'ho sotto mano, adesso non ricordo, Non ha importanza, comunque credo di sapere chi è. cioè, che è quello che demonizzava praticamente, era cioè, scusa perché non vorrei, no, non ce l'ho qua, volevo essere più esatta, cioè non capisco queste operazioni strane, sia in un senso che nell'altro, hai capito? Ma io le capisco bene invece, Cioè, ma sono, anche ripeto, perché sui giornali non viene ma sono, fuori. co ma sono contro ogni logica, cioè No, no, va contro i no, loro, no, 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 va Francesca. contro i loro interessi. Pronto?
Pronto? Sì, mi senti, sì, ti sento. Allora, senti, adesso io metto giù e ti seguo e poi casomai se trovo l'appunto dei Maya te lo dico. Senz'altro. Così mi dai una risposta. Sì, ma ti dico qualcosa subito adesso. Posso... Ci sentiamo. Mettere giù? Sì, sì, sì. Ciao, ah, ciao, 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 ciao. Scusa, ciao Claudio, ciao. Ciao. E il problema, come amica Francesca e come tutti gli altri non si rendono conto, è che il problema non è Stefanic, cioè non è Glenn lo stupratore, Groer lo stupratore e Glenn suo amico, insomma. Il problema è un altro, il problema è che rischiamo domani di ritrovarci con i roghi, rischiamo domani di trovarci con la scuola pubblica distrutta. Questo è il vero problema, cioè questa è la sfida sociale che stiamo affrontando. Cioè, so benissimo che tu dici, se sti qua e fa santo un porco, un torturatore, è chiaro che c'è controproducente, è vero, adesso c'è controproducente, ma domani lo usano come esempio da imitare. Cioè, santificare Stefanic è un esempio da imitare. E l'esempio da imitare viene utilizzato quando diventano abbastanza forti a livello sociale da riaccendere i roghi, da riaprire le galere, da ricominciare a torturare. Perché questo è l'unico modo con cui il cattolicesimo si diffonde. Questa è l'unica maniera che ha il cattolicesimo per diffondersi. Per cui è vero che è controproducente nella propaganda in questo momento, ma non lo è a lunga scadenza. Tanto se gli va male, fra 100 anni chiederanno perdono. Non hanno nessun problema. Cioè, sta gente qua, è inutile che chiedano perdono, devono ripagare i danni, moneta sonante. Cioè, sta gente qua vive solo per i soldi, vive solo per stuprare le persone e usano i soldi semplicemente per mettere in ginocchio le persone. Questi devono pagare i danni con gli interessi e gli eredi. Cioè, devono tirare fuori tutto quello che hanno rubato. Cioè, devono essere messi nelle condizioni, dice, vuoi propagandare il tuo Dio? Vuoi fare la tua propaganda religiosa? Benissimo, fai la tua propaganda religiosa senza soldi. Questo è importante. Cioè, loro devono pagare i danni di tutto l'orrore che hanno compiuto, perché loro sono ogni cristiano e compartecipe morale di ogni parte dell'orrore. Anche quel cristiano comincia a dire, ma secondo me sì, Dio della Bibbia mi fa schifo, ma mi golme Dio, mi golme Dio, golmio messo da parte, golme Dio paron, che mi so. Anche quello è responsabile di questo, perché l'immagine non l'ha costruita lui andando a cercarsela, ma l'ha tirata fuori dalla Bibbia. Alla fin fine, quando lui muore, quando lui sparisce, l'immagine biblica resta, la sua non ha nessun peso. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Sì? Parla Giovanna di Treviso. Dimmi tu. Volevo dire che seguo sempre la sua trasmissione. Sono d'accordo su tutto. Quello che volevo dire però è anche che la gente non ha cervello da capire anche da sola, come abbiamo capito io e lei e le altre persone che telefonano. È anche colpa nostra, voglio dire. Eh beh, certo che è colpa nostra. Sì, appunto, allora, la Chiesa ha le sue colpe, che lei, quello che dice è già poco rispetto a quello che penso io. Ma anche la gente, però, voglio dire, vuol dire che lei va bene? C'è la Chiesa dica così. Non si rende conto quando 100, 200 anni dopo chiede scusa? Non si fa... Invece è contenta che la Chiesa chieda scusa? È già un punto a merito suo. Sì, non pensa che ha ucciso persone, sì, le ha bruciate e tutto quello... No, pensa, vabbè, ma che nobili, hanno chiesto scusa però. Sì, che poi le scuse appartengono al credo religioso cattolico. Come? Le scuse appartengono, sì, al credo religioso cattolico, non alla vita. Sì, 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 lo so, ma voglio dire, la gente però è abbastanza ignorante, secondo me. Anche persone che io ritenevo intelligenti, poi alla fine si comportano come la persona più ignorante. Comunque ti dirò qualcosa adesso. Sì, metto giù? Sì, se vuoi, se vuoi dire qualcos'altro. No, no, perché avrei tante cose da dire, ma un po' sono emozionata, un po'... Grazie. Ci vorrebbe troppo tempo. Anzi, volevo sapere quando fate, perché sento sempre, ma così en passant, poi mi dimentico, quando c'è quella riunione, diciamo, che fate qui a Treviso. Sì, 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 te lo dico appena metto giù il telefono. Ecco, grazie. Grazie a te, buongiorno. Ciao, ciao. Grazie anche a questa telefonata. Allora, vediamo un attimino la conferenza che teniamo a Treviso. Abbiamo pazienza un attimo. Ecco, allora, noi teniamo la prima, vi dico solo la prima, il 31 ottobre 1998, sabato, che è Halloween, è la festa di Halloween praticamente, alle ore 17.
e illustrerò i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Allora, presso la libreria Sottomondo, in Treviso, via Tolpada 11, il giorno 31 ottobre 1998, alle ore 17. Ecco. Allora, quello che volevo dire un attimo prima della telefonata, vuol dire cosa? Il problema è un altro, cioè non è che le persone non capiscono, è che le persone sono talmente educate, talmente costrette a pensare in un certo modo, che è arte di magia nera, cioè anche se loro razionalmente riescono a comprendere le cose, in realtà il condizionamento educazionale, cioè l'essere in ginocchio, l'essere asserviti ad un Dio padrone, è stato costruito con tanta violenza all'interno del bambino che anche se dopo, crescendo, cambia il ragionamento, cioè modifica il suo modo di pensare, di fatto quando va ad incontrare delle situazioni particolari, ritira fuori quello che è il condizionamento educazionale, cioè il condizionamento educazionale fatto sul bambino ha prevalenza sulla ragione, cioè su tutti i ragionamenti, quando la persona deve mettere in discussione qualcosa che coinvolge se stessa. Per cui possiamo fare un milione di ottimi discorsi. Infatti, perché io dico che io non posso convertire un cattolico, un cristiano? Perché io non posso fargli cambiare idea, perché l'idea che lui si è costruito non è una questione di razionalità, è una questione di magia nera. Per cui io non posso, nel modo più assoluto, aiutare un cristiano a non essere cristiano. Quello che io posso fare, cerco di fare con queste trasmissioni, è cercare di costruire un circuito, di far circolare delle idee, far circolare delle sensazioni, far circolare delle cose per cui quelle persone che hanno il lato della magia, cioè il lato del sentire, che ancora percepiscono il mondo come essere vivente e loro si sentono parte del mondo, abbiano un punto di riferimento. E questo punto di riferimento cerchiamo di amalgamarlo, cioè cerchiamo di estenderlo per quello che è possibile. Chiaramente non riusciremo mai a raggiungere tutte le persone che hanno questo sentire, però noi ci proviamo, cioè facciamo quello che possiamo. E non ce ne frega niente chi ci dà della setta, non ce ne frega assolutamente niente. Cioè, io praticamente penso di aver attraversato tutta la storia da 10.000 anni a questa parte. Tutte le tensioni del mondo, tutte le rovinacce del mondo, tutto quanto, quello che è i casini che combinano i cristiani, mi si riversano addosso come un'onda nera, per cui ho delle spalle grosse che voi nemmeno ve le immaginate. Vediamo un attimino il gazzettino del 23/9/1998, quella irresistibile voglia di avere un angelo per amico. E un altro articolo a lato, sempre della stessa pagina, di Paola Giovetti, studiosa di paranormale, dice: io ci credo, ma attenti a chi specula. In realtà è tutta una speculazione.